Ho 33 anni e non sono cresciuta nella bolla dei social media. Ci sono finita dentro molto più tardi, su invito di un amico. Ricordo ancora la prima volta che ho pubblicato una foto su Facebook, la mia prima foto. Ricordo di averla pubblicata e poi di essermi dimenticata la password per accedere e di non aver più controllato nulla per i successivi 30 giorni. Poi, ad un certo punto, Facebook è esploso. Non ricordo nemmeno più il tempo trascorso tra il momento in cui ho creato il mio primo account per poi dimenticarmene e il momento in cui sono diventata praticamente Facebook e social media dipendente. Dove è finito tutto quel tempo? Che domanda sciocca. Naturalmente scrollando tutti i newsfeed di Facebook ogni singolo giorno. Ora, è pieno di corsi, libri, programmi, seminari là fuori su come interrompere questo circolo vizioso che ci porta ad essere risucchiati dai nostri smartphone. È pieno di saggi che ci consigliano varie strategie e tecniche per aumentare la produttività eliminando i social media. Ormai ci sono addirittura nuove app per tenerci fuori dai social media forzatamente. Ma qualunque cosa facciamo per cercare di ridurre la nostra dipendenza da questa bolla, dura poco. E il motivo è molto semplice. Perché questi corsi, queste app, questi libri risolvono il problema sbagliato. Vedi, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, non sono o le nostre email, non è che ci fanno perdere tempo da soli. Non sono in sé per sé la causa reale del fatto che continuiamo a perdere tempo. La vera dipendenza non è da questi strumenti, la vera dipendenza è dalla necessità e il bisogno che abbiamo di piacere agli altri e di essere continuamente riconosciuti dagli altri. Attraverso condivisioni, commenti, mi piace, eccetera, eccetera, eccetera. Non che questa forma di dipendenza non fosse presente prima, il fatto è che i social media ci hanno dato l'occasione perfetta per diffondere questo virus a macchia d'olio. Ti sei mai trovato ad aggiornare compulsivamente il tuo post su Facebook per vedere quanti mi piace o quanti commenti avessi ricevuto? Io sono colpevole. Ed è proprio di questo che sto parlando, di questo continuo bisogno di essere ovunque, quasi come se avessimo bisogno di una prova che valiamo davvero. Questo continuo bisogno di paragonare le nostre vite a quelle di estranei che neanche conosciamo e che vediamo su internet. È la vera causa di tutti i nostri problemi. Quindi come risolviamo questa dipendenza? Come interrompiamo il circolo vizioso? Ahimè, non ho una bacchetta magica, mi piacerebbe davvero poterti offrire la soluzione così su due piedi, ma quello che posso condividere con te è una domanda che mi faccio ormai da diverso tempo ogni volta che effettuo il mio login su Facebook o qualunque piattaforma di social io utilizzi. E la domanda è: sono qui per servire la mia tribù o sono qui per piacere alla mia tribù? Sono qui per offrire qualcosa di valore, per dire qualcosa che conta? O sono qui soltanto per ricevere qualche mi piace in più? Servire contro piacere è la distinzione che Steve Chandler descrive come la più grande fra le persone di successo e le persone che continuamente deragliano in quello che è il loro percorso verso gli obiettivi che hanno in mente. Quando la tua attenzione si concentra nel servire la tua tribù e fornire valore a chi ti segue, ecco che improvvisamente questa dipendenza automatica da social media si riduce e finalmente riesci ad utilizzare questo strumento per le potenzialità che davvero offre, per diffondere il tuo messaggio di valore, per fare la differenza. E come sempre la parte più bella dei Sassy Weekly comincia adesso. Condividi nei commenti qui sotto quanto tempo trascorri in media sui social media ogni singolo giorno. Non barare, ma soprattutto condividi con noi qualunque altra chiave di lettura che ci possa aiutare a ridurre questa dipendenza che non sta servendo né a noi né alla nostra tribù. Un bacio. Non sei ancora parte della Svolta School? Che cosa aspetti? Visita lasvoltaschool.com e unisciti alla prima scuola in Italia per la tua crescita personale. Ti è piaciuto questo video? Allora non dimenticare di iscriverti al canale e di condividerlo con tutti i tuoi amici. E se sei alla ricerca di ulteriori risorse per migliorare la tua vita, non aspettare un secondo di più e vieni a trovarmi su ceciliasardeo.it per accedere ad ulteriori strumenti pratici che condivido solo via mail. Fino al prossimo episodio, un grandissimo abbraccio di luce. Muah.